Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui svolgeremo delle conversioni di un'unità di misura in un'altra, in particolar modo conversioni di un'unità di misura in un multiplo o sottomultiplo della stessa. Come primo esercizio vorremmo convertire 3,5 km in millimetri. Quello che c'è da fare è riscrivere il dato iniziale, 3,5 km, e moltiplicarlo per una frazione. A denominatore di questa frazione ci mettiamo l'unità di misura che vogliamo convertire e a numeratore di questa frazione ci mettiamo l'unità di misura che invece vogliamo ottenere. A questo punto abbiamo due possibilità. Iniziamo con la prima. Dobbiamo mettere un 1 da qualche parte. Mettiamo ad esempio un 1 sotto a denominatore e ci chiediamo, ma un chilometro a quanti millimetri corrisponde? La risposta è 10 alla sesta millimetri. 10 alla sesta millimetri è un numero molto grande, in particolare corrisponde ad 1 milione. Eccolo qua. Dove c'è l'unità di misura superiore, il chilometro è superiore rispetto al millimetro, mettiamo il numero più piccolo. Ecco, l'1 corrisponde, precede l'unità di misura superiore. Il numero invece estremamente più grande corrisponde, è davanti all'unità di misura più piccola. Infatti, ci vogliono tantissimi millimetri per fare un chilometro. Vediamo che Km, essendo a denominatore e a numeratore, si semplifica e quello che rimane, riscriviamo sostanzialmente il numero, per così dire, seguito dall'opportuna unità di misura. Ecco qua il nostro dato. 3,5 per 10 alla sesta millimetri corrispondono a 3,5 km. La conversione è stata eseguita. Avremmo però avuto anche una seconda possibilità del tutto equivalente alla prima. 3,5 km per sempre la nostra frazione, in cui a denominatore ci mettiamo come prima i chilometri, mentre a numeratore ci mettiamo i millimetri, solo che in questo secondo caso l'1 l'avremmo potuto mettere in maniera, ripeto, equivalente a prima, davanti al millimetro. Ci saremmo chiesti: ma un millimetro quanti chilometri corrispondono? La risposta è 10 alla meno 6. Un millimetro corrisponde a 10 alla meno 6 km. Infatti questo è un numero molto piccolo, 0,0000, ancora uno 0, 1. Un numero molto piccolo di chilometri corrisponde ad un millimetro. Come prima, il numero più grande precede l'unità di misura più piccola, il numero più piccolo precede l'unità di misura più grande. Eseguiamo il conto, semplifichiamo e si ottiene esattamente come prima 10 alla sesta millimetri. Ricordo che il fratto 10 alla meno 6, portandolo al numeratore, semplicemente gli cambia il segno e l'esponente. I due risultati sono identici, quindi questi due modi sono equivalenti e uno sceglierà uno dei due. È indifferente. Seconda conversione, 0,044 decimetri lo vogliamo convertire in picometri. Come prima, riscriviamo 0,044 decimetri, lo moltiplichiamo per una frazione nella quale a denominatore c'è l'unità di misura che vorremmo poi semplificare, mentre a numeratore la nuova unità di misura. Abbiamo una prima possibilità, mettiamo un 1 qui, ci chiediamo un decimetro a quanti picometri corrisponde? La risposta è 10 alla undicesima. Eseguiamo il nostro conticino ed otteniamo 0,044 per 10 alla undicesima picometri. Se volessimo spostare anche la virgola per nostra comodità, potremmo anche scrivere 4,4 per 10 alla nona picometri.
L'1, tuttavia, avremmo anche potuto metterlo a numeratore. In questo secondo caso, riscriviamo 0,044 decimetri. Le unità di misura rimangono uguali, decimetro denominatore, picometro a numeratore. Però ci saremmo potuti chiedere, un picometro a quanti decimetri corrisponde? Corrisponde a 10 alla meno 11 decimetri, ma una volta svolto il calcolo si ottiene esattamente come prima il medesimo e identico risultato. Quindi anche in questo caso possiamo scegliere una delle due possibilità, non è requisito scriverle entrambi. Vogliamo convertire, terzo esercizio, 0,76 micrometri in millimetri. Scriviamo 0,77 micrometri per la nostra frazione, millimetri al numeratore, micrometri al denominatore. Ci chiediamo ad un micrometro quanti millimetri corrisponde. La risposta è 10 alla meno 3. Infatti il micrometro è un qualcosa di più piccolo rispetto al millimetro e quindi avrà un numero più grande davanti rispetto al numero davanti al millimetro. Anche qui semplifichiamo e scriviamo 0,77 per 10 alla meno 3 millimetri. Anche in questo caso potremmo scrivere 7,7 per 10 alla meno 4 millimetri. Seconda possibilità, 0,77 micrometri per stesso ragionamento di prima, ma l'1 lo mettiamo questa volta davanti al millimetro. Ci chiediamo, un millimetro a quanti micrometri corrisponde? La risposta è 10 al cubo, cioè 1000. Semplifichiamo i micrometri, vediamo che l'unità di misura che viene fuori è millimetro, tuttavia il risultato è 0,77 per 10 alla meno 3 millimetri, esattamente uguale al calcolo eseguito in precedenza. Ultimo esercizio, vorremmo convertire 34 metri in nanometri. In questo caso, sempre la nostra frazione, il simbolo del nanometro sopra, numeratore, il simbolo del metro a denominatore. La prima cosa che possiamo fare, potremmo chiederci un metro a quanti nanometri corrisponde. La risposta è 10 alla nona. A questo punto semplifichiamo e scriviamo 34 per 10 alla nona nanometri, o anche 3,4 per 10 alla decima nanometri. Ultimissima cosa, allora ultimissima conversione, avremmo anche potuto intraprendere il secondo percorso in cui ci saremmo potuti chiedere un nanometro a quanti metri corrisponde a una frazione a 10 alla meno 9, quindi a un numero estremamente piccolo di metri corrisponde un nanometro. Ricordo che il nanometro è un'unità di misura più piccola rispetto al metro, quindi ci vuole un numero più grande davanti rispetto al numero estremamente piccolo che precede l'unità di misura del metro. Si semplifica e si ottiene esattamente lo stesso risultato di prima, ovvero che 34 metri corrispondono a 34 per 10 alla nona nanometri. Questa è una n nanometri. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima!